5 anni fa, il 3 settembre del 2002, moriva tragicamente Giuseppe Francese, figlio di Mario Francese, il cronista giudiziario ucciso a Palermo nel 1979 mentre rientrava a casa. Giuseppe, quando è morto, aveva 35 anni, anche lui con la passione del giornalismo nel sangue, un eccellente funzionario regionale, intransigente, rispettoso della legalità e della trasparenza, doti ereditate dal padre, che tra l'altro aveva tentato di opporsi alle prevaricazioni che opprimono anche il lavoro di chi affronta con dignità e a testa alta il mestiere del giornalista. Il 3 settembre del 2002 ricorreva il 20° anniversario della strage di Via Isidoro Carini, in cui furono trucidati l'ex prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, la giovane moglie Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo, l'unico agente di scorta. Una strage le cui responsabilità sono state fatte ricadere solo sulla cupola mafiosa palermitana, tralasciando i colletti bianchi. Così come per il vile agguato a Mario Francese, non si indagò a fondo, tralasciando aspetti che avrebbero potuto portare a responsabilità clamorose, come aveva sospettato un integerrimo funzionario della squadra mobile, che fu subito messo a tacere. E forse questi dubbi e rimorsi avevano amareggiato negli anni l'esistenza di Giuseppe Francese, che, si dice, abbia impegnato gran parte del suo tempo perché fosse fatta giustizia per l'omicidio del padre, fino al tragico gesto del 3 settembre 5 anni fa, quando decise di troncare la sua tormentata vita. Ieri l'associazione di promozione sociale a testa alta, nell'ambito delle iniziative 3P, padre Pino Puglisi e lo storico Don Francesco Stabile, hanno voluto ricordare la figura di uomo, di funzionario e di giornalista di Giuseppe Francese, con una conferenza all'interno della splendida cappella di Villa Cattolica, invitando tra gli altri il sostituto procuratore della DDA Antonino Ingroia, che abbiamo avvicinato. Un segno di presenza, di testimonianza rispetto a quello che Giuseppe Francese, nel solco dell'eredità lasciata dal padre, ha proseguito nella sua attività di giovane, appunto, impegnato nel sociale e non come purtroppo spesso tanti altri giovani che rifuggono dal sociale cercando altri miti, altre chimere. Un pezzo di una società siciliana che vuole resistere, vuole cambiare la realtà difficile nella quale ciascuno di noi opera. È chiaro che nella vita di tutti i familiari delle vittime della mafia rimangono ferite profonde e probabilmente mai rimarginabili, forse neanche una giustizia rapida e immediata può rimarginare certe ferite. È chiaro che una giustizia lenta e tardiva queste ferite le allarga e ne peggiora, diciamo, le conseguenze. Il nostro impegno quotidiano è quello di cercare di dare giustizia e stare vicino alle vittime della mafia. Purtroppo non è facile.